testo di Olivier Camus è stato scritto qualche anno fa, ma parla assolutamente di oggi. Anzi, direi che parla anche del nostro futuro, non soltanto del nostro presente. Hanno rotto un pacco, come fai? Abbiamo fame, sete, ci sono dei bambini con noi. C'è un baretta. Excusez-moi. Per favore. C'est la tension. Sono 10 giorni che siamo in mare, non abbiamo più niente. Ce malheur devait arriver à moi. Oh, mais regardez comment je suis pour l'accueil. Toutes les frontières ouvertes. Ma maison, c'est aussi ta maison. Lui ha ritrovato, rintracciato nella storia scritta, nella favola meravigliosa scritta da Virgilio, tutti gli ingredienti, tutte le emozioni, tutta la storia che gli è stata trasmessa dal padre e dal nonno. Era in realtà quella che lui ha letto a scuola, Olivier, l'Eneide di Virgilio, era la storia della sua famiglia. Una famiglia emigrata dal Libano all'Egitto, dall'Egitto scappata a metà del Novecento verso una terra di accoglienza più sicura. Se dovessi raccontarti tutti i miei dolori, non ci basterebbe una notte o un giorno. Ti ascolto. Mi chiamo Enea, ignoto, peregrino, bandito dall'Asia, dall'Europa escluso, rigettato dal mare, minacciato dal deserto, una terra amica non trovo, che persino la spiaggia mi è proibita. Quell'orlo di sassi in riva al mare, negato al sonno. È un ruolo molto impegnativo, perché il lavoro principale è trovare il rapporto giusto tra me e questo materiale. Non è il grido di un uomo, è un animale! Se è un uomo e non l'aiutiamo, gli animali siamo noi, là c'è una cima! Sono un animale crepasse! Abbiamo il linguaggio di Khmeid, che è un linguaggio contemporaneo, asciutto, scarno, e il linguaggio dell'Eneide, che è un linguaggio epico, una parola ampia. Ti lascio a Scanio, vi farete compagnia, ti va? Che cosa fai? Puoi scambiare la sua vita con la tua. Che cosa uccidete a fare un vecchio? Prendetevi questo neonato, crescetelo voi. Ma che stai dicendo? Giocateci a palla, mangiategli il cuore, ma risparmiate il vecchio. Ridammi mio figlio. Parti? Resti? Che fai? No, deciditi. Non ti avvicinare! Dateci la dignità. E allora sì, che saremo uomini e donne che sanno vivere in pace. Possiamo solo scambiarci pane, canzoni. Possiamo scambiarci solo pensieri e lavoro.